Se dovessi immaginarmi una metafora, immagina di averci una bottiglia d'acqua da 1,5 litri, 1,5 litri è il cervello, e immagina di voler quantificare quanta acqua perdi in un giorno per evaporazione. L'evaporazione è l'atrofia. Se il cervello è malato, perdi un cucchiaio, se il cervello non è malato, perdi una goccia. Noi cerchiamo di quantificare queste quantità nella maniera più precisa possibile. Imaging è di fatti una spin-off universitaria che nasce come una branca del laboratorio di neuroimmagini che esiste presso l'Università di Siena. L'azienda ha due tipi di interessi e di missioni. Da una parte quella di rendere più accessibile tutta una serie di indici di immagini quantitative cerebrali che noi in questi anni abbiamo sviluppato e renderli fruibili sotto certi aspetti a coloro che possono essere interessati. Stiamo parlando di neurologi, neuroradiologi, ospedali. E questo da una parte. Dall'altra, avere dei rapporti con delle industrie che potessero essere interessate a utilizzare questi indici nei loro studi clinici farmacologici in genere, quindi parliamo di trials. L'azienda si è appena costituita e si è costituita sulla base di tre soci che erano anche l'anima di quello che era la parte, diciamo, di ricerca del laboratorio precedente. L'avventura comincia parecchi anni fa, per quanto mi riguarda. Nel 2003 vengo assunto quasi per caso dal professor De Stefano per lavorare nel suo laboratorio di neuroimmagini, il QNL. Da lì in poi si sviluppa una passione per la quantificazione, cioè per le immagini del cervello acquisite in risonanza magnetica e per sviluppare software che possano in qualche modo leggerle in maniera migliore. Poi piano piano abbiamo visto che i nostri software avevano una buona accoglienza nel mondo, anche a livello internazionale. Abbiamo visto che persone in qualche modo pagavano anche per poter usufruire delle nostre analisi, e da qui ci è venuta l'idea di creare Siena Imaging. Gli strumenti che utilizziamo sono software che o sviluppiamo noi o sviluppiamo in collaborazione con i più importanti centri di neuroimmagine al mondo, in particolare con Oxford, con cui c'è una collaborazione ormai più che decennale. Da un punto di vista scientifico è il coronamento di un qualcosa iniziato 15 anni fa. Quando abbiamo iniziato questi indici, difatti quasi non esistevano, oggi sono una realtà sulla quale poter costruire qualcosa di, se vogliamo, di industriale, ora speriamo che vada bene, sicuramente di imprenditoriale. Quindi da un punto di vista scientifico questo c'è tutto, anzi il vedere il proprio prodotto in qualche modo diventare un qualcosa di accessibile al pubblico è forse la cosa più interessante che si può fare da un punto di vista anche scientifico. Il momento in cui mi sono appassionato al mio lavoro me lo ricordo abbastanza bene. Seppi che c'era la possibilità di passare un periodo di formazione a Montreal. Invece, quando mi ritrovai nel laboratorio del professor Dagarnold e mi ritrovai in mezzo a una rete di persone che avevano delle conoscenze assolutamente approfondite, sia di biologia, sia di neurologia, sia di imaging, e mi resi conto che era un mondo un po' particolare, in cui se non c'era contaminazione non c'era conoscenza, se non c'era contaminazione non c'era divertimento. E mi permetteva di imparare. E mi piacque moltissimo questa sensazione, che semplicemente parlando si acquisivano sempre dei punti di vista nuovi che poi potevano diventare però operativi nel momento in cui facevi dei software che ne tenessero conto anche delle informazioni che venivano dall'esterno. Il mio sogno sarebbe che fra 10 anni un neurologo che vuole in qualche modo monitorizzare meglio il proprio paziente possa utilizzare i nostri software in modo tale da avere delle risposte precise e semplici da leggere. E quindi in qualche modo aiutare il neurologo nella sua attività, grazie al nostro lavoro.